è acceso! Ma non va a dire! Chi è? È finito tutto, buona serata, grazie. Non no, te ma come sentite amplificato? No, no, ma non esci proprio. Oh, dai il microfono mio. Mi sta spialo? No, mi interessa. Che poi che sono io il fonico. Niente. Mauro, hai fatto finta di cantare. Ah, guarda, non riesco niente. No, sei sgolato, come sta Mauro? Ecco perché parla più. Piace a me, piace a me. Sai che spento il microfono? No, no, acceso, aspetto là. Oh, quando non ti parla spegni non mi scrivi a parte. Rompe i coglioni. Fai. Un abbraccio al panico, cazzo! Aspetta, vediamo se funziona il microfono del Massimo perché è un po' tardissimo. Massimo. E te l'accende prima! Però di qualcosa, non fa come dovrei. Sentirò coglione pure io. Devi accenderlo no, sopra! Devi accenderlo, Vasco! Ovviamente con se senti? Stava già su inizio. Qui c'è un problema. Hai il microfono lì? La legge d'opera, questa la legge d'opera. Oh signore, ti dà Cristo. Cioè, non è possibile. Guarda, se... Famo un plugged, dai! Gli di passare il microfono! Già finito il microfono! Cazzate, cazzate, con te funziona tutto, ma... Che cazzo ne so? Vabbè dai, chi c'è? C'è, non c'è fa. Dai, su, giù, dai, oh! Guarda, ti siamo! Ormai è a dediglia. Tu fratello, è arrivato tuo fratello! Massimo, fermo! Vai, in prima linea. Un applauso a Camarezza. Massimo, fermo. Prendete conto della pippa che ho io in sala prova. Diego, bello, te danno il mulo. Allora, Cristina è pregata di stare zitta durante la serata. Se vuole parlare, esce. No, parliamo qua noi. Vabbè. Le porto in cucina? Massimo! Massimo! Ci sta, ok. Allora vabbè, iniziamo. Allora io prima di tutti volevo ringraziare il Riff Raff Eventi, per favore un applauso. Però ci sono rimasto male perché io aspettavo una vostra telefonata oggi. Qualcuno che mi dicesse, ma ti ricordi che stasera suoni a Capranica? Perché avete... Dopo tutti tanti. Che cazzo. Ma avete sterenato, avete taggato, condiviso quel cazzo d'evento ovunque. A me non lo sa, mi sono rotto il cazzo da solo, non mi potevo vedere, ho detto non mi boicotto, non vengo. Piancorpo al fuoco. Ditevi al corpo! Guarda, io vi voglio bene, lo sapete, ma datemi una calmata. Fratelli, la messa inizia. Allora, per chi non ci conosce, chi non ci conosce? Chi ci conosce tutti? Ma poi hai visto che eventi che hai fatto? Tutta gente nuova, oh! Mazza, oh! Un applauso di nuovo, un rifatto! Bravo, così che fa! Ma gente, se rompi coglione, fa la prossima volta con un dito e e così è stato! Ah, basta cazzate, insomma ci conosce tutti, sapete cosa facciamo? No, no. Dai, papà, di vedere che... Chi siete? Allora, facciamo un pezzo che ci serve come riscaldamento. Sentite? Vado a fumare, raga. Vado a fumare. Tipo alle 7:30 sul posto di lavoro. State zitto seduto! Vai! Massimo! We'll be right back.
acceso sul microfono, non provare. Frank? No, è un'altra cosa. Allora, se, se si sono aggiunti nuovi che non ci conoscono, noi facciamo pezzi strumentali, solo alla fine forse canteremo qualcosa, quindi non venite da me a dirmi carino, sì, ma l'intro era troppo lungo. No, ok? Prossimo pezzo è dedicato alle nostre femminucce. Questa sera. Un applauso a Ricci, che non c'è più capelli. Dicevo, è dedicato alle femminucce. Quindi questa sera il pezzo si chiama Renzo Stronzo, vai Lucia. A voi. We'll be right back.
più suda, non so com'è stato. Insomma, non me vuoi come qui da scimmia, oh? Come? L'ho pure fatto cantare? Hai fatto pure cantare? E beh, insomma, come che vuoi? Allora, venga le prove. Dove le fate? Da Manuele. Da Manuele. Ma tutti da Manuele, ogni volta dico che tu non imparare tutti da Manuele. Ma che c'è lì in casa? La fila. A proposito, bravo. Proprio adesso viene... La fila di Emanuele. No, non viene la fila apposta, perché è appena staccato. Dov'è? Prendi appunti, comprare il capodastro. Questo è fantastico, costa un sacco di soldi, ma gli vale tutti, eh. Proprio un capo tasco. Proprio capo. Tu non è convinto, eh? Guarda, non ti sta a piacere. Ma a chi serve? Ma che cazzo dice lui? A lui è il tuo... Tranquillo, tu non sei normale. Si intitola, mi fai perdere il filo, dai, zitti un attimo, poi ce ne andiamo a casa presto, tu. Pazzo, te lo rubo. No, questa è tra parentesi. Si intitola appena staccato, sì, appena staccato. Sì, appena staccato. La vuoi cantare? Chi ha detto bravo il cantante, tu? Yeah.
Questo mi sta sulle palle, perché l'avete messo in prima fila? Poi, via, via! Via, dai, va a fumare, dai. Vai, va a pian potere. Allora, dicevamo prima la fila alla posta, chi la voleva? Sì. No, qualcuno ha detto la fila. Sì, tu. Tu. Chi è? Aspetta, è voi. Vai, vai, vai. Iniziamo. No, 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 vai, tranquillo. Quello che sentirai è un disco. Fratelli. Metti un po' di riverbero, vai, butta. Fratelli, questa notte ho avuto un'illuminazione. Non solo che non mi taggava più. Te prego. Fanno pure le foto, capito? E ancora. Domani ti raggiamo, dai. Guarda, avevamo deciso con Massimo, facevamo tipo 700 foto e chiamavamo un album Riff Raff Event, invece taggavamo tutti. Lo famo. Ma domani ti devo taggare, insomma. Che avete solo cazzo. Domani famo. Stasera abbiamo fatto il voto, domani ti taggiamo e stiamo a posto. Sì, ma cazzo non me l'hai detto, perché? Ma che ha detto cazzo? Ha detto cazzo, io sentirò cazzo. C'hai sempre in testa. Vabbè, comunque questa è la fila alla posta, va a beccare tutta quanta. No, questo non serve. Via. Massimo, a te l'onore, a te l'inizio, il principio. Non fa ancora molto. Thank you.
chiamato. Dai! Una domanda? Certo. Grazie. Pure due. Grazie, era la domanda? Sì. Prego la risposta, che te lo dico? Un'altra domanda? Prego, vuoi andare in bagno? In fondo a sinistra. Dipende se da dove entri, in fondo a destra. Non c'è la carta igienica. Sai, già c'è il sindaco, là che vuoi. Già sai dov'è? Perché si chiama così questa canzone? Quale? Questa. La fila della posta? Dipende da quello che succede in sala prova. Se uno ha bestemmiato alla fila, la posta. È sempre stato così? Senti, tu mi dai più fastidio di lui. Fate un po', non sono un po' indietro, dai. Grazie. La sigaretta. Cioè, fumi tu. Lascialo fuori. Dammi la sigaretta. Dai, prossimo brano, non mi fare perdere il filo. Dai, ti ho detto, andiamo a casa presto. Si chiama come me dai? No, no, si intitola... Non sta a metà. Non è vero, non inventi i titoli. Anzi, vi facciamo un inedito, dai, un nuovo pezzo de pro. Non è Dodò. Cioè, non è né un inedito né una cosa già sentita, non è Dodò. A metà. Questo sono un anno, sono due anni che sono a me, ancora ne conosci. Il pezzo nuovo lo conosci, cioè tutte quelle altre? No. Si intitola A cena senza lei. Thank you.
ricordo. Che finiva però. Eh? Potevi dircelo che finiva. Sta a finire, è finito. Perché mi fa delle foto? Non me la cade, eh! No, ci incontriamo, ci abbiamo il caffè, me la chiavetta, quello che pare. Però non me la cade. Specialmente tu. Allora, il prossimo pezzo si intitola Chanel 2, è un bellissimo nightclub di Vitorchiano. Io non ci sono mai stato. Giuro. Giuro. Il titolo l'ha inventato Massimo sta porta, io non c'entro niente. Ma non ha chiuso? Ha chiuso. Chi è che ce va ancora? Dai, su! Si so, c'è lì, c'ho la tessera. È il pezzo più lungo che abbiamo, quindi se vuoi andare a fumare. Prego! No, qui c'è dal via, Massimo! Ce li dà via pure a noi! L'applauso a Massimo! Vai! Fratelli! Per me metti il reverbero quando ne pare? Certo. Forza, dai. Io no. Thank you.
dai! Delle luci meno cazzo. Sono led, meno caldo di quelle, non ci stanno. Sono le Zeppelin? Sono le Zeppelin, sì. No, quello lì che fa. Chi è stato? Lì? Aspetta, attimo, ho detto, se stai zitto e buono, famo subito e ce ne andiamo a casa. Fumo? Dalla coccia? Fatemi una foto, cazzo. Fa, oh, una volta che te ne fai foto, non le fai? No, mi cazzo, potete, fa tutto. Già, ti appede! Adesso ci calmiamo, Massimo non gliela fa sta firma, proprio la cosa... Io mi dovrei affrettare. Questa la dedichiamo a Mauro. Regalo la maglietta. Questa è tutta per te. Grande. Perché è dedicata alle ragazze prosperose. Grazie. Hai saputo del mio lato operazzo? Ho pure sotto? Tutto. Ci metto le mani, ci metto le mani. Brava barba tali, le vai. Barba no. È quella che tira. Donna barbuta per forza fa la piega. Si intitola attrezzi professionali. Il titolo proviene da un bellissimo calendario che avevamo in saletta. Professional Tools. Professional Tools, bravo, era il calendario dei meccanici. Però che mignotte. Quindi ci siamo immaginati quali erano, insomma, gli attrezzi professionali. Immaginato l'attrezzi, lo sono andati a finire. Sì, qual era, insomma, la loro posizione. Sì, ho capito? E quindi è tutta per voi, per le ragazze prosperose. Quindi chi non c'è... No, può rimanere pure felice.
forte. Quasi alla fine, facciamo una e poi basta. Oh! Ah. Sì, che dimmi, ma mi riferisco io. C'ho il microfono. Dì, ma la tenenza attaccata tu sta. Ce l'ho io. Ah, ok.
Ce l'ha lui. Ce l'ha lui. Aspetta, è la porta. No, no, c'è un concettore che cosa? Per Diego? Per Diego? Non tutti insieme, Posso dare uno scuro? Aspetta un attimo, vado alla piazza. Ci sgate. Magari, sì. Me l'ho fermato, devo suonare, che devo fa? No, perché se detto tutto cazzo, ma come. Giusto, giusto, è giusto. Una pausa per loro! Scena! Siamo l'ultima, c'è. Ma devi mettere me, però se non è sopra. Ma non io! Che è? Poi sfruttato! No, no, non si fa foto! C'è l'album? Sul gruppo nostro? Non è che sono amici? No. Testimoni tutti quanti, per favore guardatemi, io lo sto a prestare a lui! A questo! Di guardarmi! No, lo so come si chiama, era giusto per... Io sto apprestato, cioè, mo deve di da. Come andiamo tutti insieme? Va bene, ognuno di Simone l'ha fatto, io non mi ricordo. Eccolo, eccolo, è tornato! Sì! E basta! Non l'ha fatta! Un te bacio perché sto salutando. Sai che chiamo? Mauro, certo, certo. Vabbè, ma compra poi sapevo, ma dove sto io? No, 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 no. Io non ho visto niente. Si titola E dai. È dedicato alle persone che danno fastidio. Simone, che cazzo vuoi? Gli fa una foto con Freddy. Perché? Perché? Ecco, ma no, un messaggio. Calcola che noi ci vediamo tutti così. Con un pezzo di braccio. Così, eh? Un braccio, pure tu te. E dai, però, non è in italiano, è in inglese. È molto più semplice. Ma chi è Frank, ragazzi? Frank, chi è Frank? Frank è 3 dita, com'è? 4 e 3, 8 e botta le cuore. E dai! Dai, ecco! E dai! Mi deve dare il tempo, il caro... Altri, fammi sapere. Vai! Sì, sì, a voi. Dopo c'è tutti i prosperi. Con le mie, sai? No, 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 mi hai dato una bella, perché quella è la mia città, ma fatto.
basta con sto reverbero. Allora i prosperi finiscono qui, se volete, se no famo un'altra cosetta. No, ci abbiamo più pezzi cacciaroni, ma adesso viene la parte demenziale. Quindi... Allora vi faccio sentire un pezzo dedicato al caro Massimo. Se siete fermo, che è? Che cazzo vuoi? Tu è da stavolta. Dopo, dopo la fame. Massimo. Allora no, capitela bene, cioè la disperazione che io ho avuto nell'avere Massimo. E te stai zitto, rompigo io. Vabbè, una cosa è che ci credo. Ma che è la pizza? Ma va una caccola. Che ce l'ho, come finisce? 984. Grossa, piccola, come ti pare? Guarda, via la vera. Io gliela do, non è che... Allora, fai su. Allora, una canzone dedicata al caro Massimo che è leggermente, dico leggermente lento nel montare la batteria. E dalla mia disperazione è nata questa canzoncina, si intitola appunto Aspettando Massimo. Da notare il tempo che passa. Notate il tempo che passa nella canzone. Se faccio un calcolo in percentuale delle volte che nella vita sto ad aspettare, Massimo copre il 60%, nel frattempo una piantina ha rotto il cemento. Se faccio una media del tempo che gli ci vuole per montar la batteria in sala prove, Massimo supera i 40 minuti e intanto i rami sono cresciuti. Se faccio un conto così in generale, è più il tempo che la sistema che la sta a suonare. Massimo in questo vince su tutti, nel mentre che l'albero ha fatto i frutti. E se per caso glielo fai notare, le dici ozzi scusa, mi devo preparare. Massimo certo, ma sa già tuore, l'albero ormai vecchio si secca e muore. Chica.
sei uscito otto nate, metti una mascella, tu chiodi e vai, metti una mascella, tu chiodi e vai. Non metti il reverbero, lo so. Ce l'ha, ce l'ha. Ce vuole, ce vuole. E Andrea, lavoro. Fratelli, adesso è finita, andate in pace. Scambiate un segno di pace. Lo scambierò davvero. Allora, chi ha fatto la volone, venga qua, gli diamo l'ostia. No, l'ostia, per mangiare ci vuole magari ora. Ora non se ne nova, ostia e mortadella. Mi piace. Via, insieme a... Allora io vi voglio bene, però io ho finito, cioè. No, cioè, dai, stavo bene. Volevo vedere, ma Massimo che smonta la batteria. Ho fatto male, cioè, la canzone di uscita. Volevo vedere Massimo che smonta la batteria. Se no possiamo fare un estemporaneo, ma c'avete un titolo o qualcosa? Datemi un qualcosa da leggere, una birra finita del... Dai, no, facciamo la birra. Vai, vai, la birra mia. Eccolo dove cazzo stava! Guarda, una birra finita! Bravo Simone, bravi! Che cazzo, che cazzo! C'è scritto un cazzo su sta birra, però! Allora, Mastro, vieni qua, se me la vuoi reggere. Ruzzo, c'è una luce ferma, bianca? Ah, sì, no. Angelica, quasi. Allora, questa canzone si intitola Ceres Strong. Hey. Suggerire qualche accordo? Tre accordi. Dai, sì. Uno, dire uno. Cappuccetto rosso. Do. Do. Semplice. Do, poi? Oh, ma cazzo l'accordo? Non è che ho chiesto la capitale della Birmania. Io sono fan del Mi minore. Io sono fan del Mi minore. Sì. Dorela. Dorela, grazie Alessandro, un applauso Alessandro che ha capito come tocca fa. Qua chi mi regge la bottiglia? Scusa, hai visto che c'è un Valentino? Sì, la do. Che cazzo? Dorela. La vuoi arpeggiata? Come la vuoi? Come la volete? Arpeggiata? Arpeggiata. Tutta un po' di lì. Come cazzo vuoi? Vieni, come leggi io fai cagare. No, come te che nigra. Io sono un po'. State fermi, madonna, o tremano. Troppo. In inglese, In inglese. È danese. Unica personalità e carattere. Goditi le qualità e il gusto inconfondibile di Ceres. www.ceres.com. Steccare. Contiene malto d'orzo e alcolica al 7,7%. Birra doppio malto 33 centilitri. A consumarsi preferibilmente entro. Vedi l'etichetta frontale. Grazie, grazie. Sapete. Staccate il microfono.
Avete altro, patatine, pacchetti preservativi? Sì, la madonna. Via, tanta birra, la so. Avete... No, se avete le scatole degli assorbenti, troppo di... Ah, è vero, non ho fatto... No, no. Che cazzo mi ha dato? Ricola! Ricola! Allora, per non fa pubblicità, la chiamiamo ridicola. Vai. Bene. Allora, servono altri tre accordi, che sennò pare quella di prima. Si la do! Si la do, ok. Aspetta, si la do è più carino. Almeno oggi. Si la do. Aspetta, fammi... Vai fuori, sì, mi serve sempre il leggio, qualche cristiano, tu ecco, t'ho visto, bravo, questa le cazzate subito dei fiumi, eh. Allora, fermo così, gli accordi mi avete detto? Re, allora, sono quelli di prima, sì, allora, sì, allora, dai, secondo ricordo la sette. No, sì, non mi ci piace. È difficile, eh? Dai, dai. No, è più pafale. Aspetta, facciamo... No, perché non c'ho la corda accordata per fare gli accordi. Mi sorella. Mi sorella? Maggiore? Maggiore. Che cazzo è? Mi sorella minore. Allora, Fabrizio... Allora, io vi invito ad andare su Facebook e YouTube. Cercate la banda del capecchio, cercate Maurizio e l'amore fittizio. È una cosa tremenda. No, io... ce la rifà. Ve faccio un pezzettino, però. Vai. Aspetta, vi spiego che cazzo è adesso. Maurizio! Maurizio! Simone Bravi. Dopo tu racconterai tutto a Matteo. Ci ho visto deficiente, alto così. Allora, io ho raccolto tutte le parole che finivano con Izio e Izia. E l'ho messo insieme. Condizia! Esatto, c'è anche quello. Però so giusto l'inizio, se volete saperla tutta andate su YouTube e cercatela. Zitto, ci ho messo pure quella. Mizia, sono due parole, hai capito un cazzo? Cazzo. Fa più o meno così, guarda, non mi ricordo tutta, raga. Allora, Fabrizio. Un tizio di Sant'Eutizio, ora avventizio di Bustarsizio, innamorato perso il suo compagno Maurizio Turizio, il caposervizio dell'ospizio, un giorno di solstizio per mezzo dell'autoservizio se ne andò al museo egizio, ma arrivando tardi per il disservizio si disse che era meglio se avesse scelto l'autoservizio. Davanti al portone chiuso del museo egizio, Fabrizio conobbe Patrizia. Patrizia ha cilizia di corizia con evidente calvizia dovuta ad una non curata tricofizia, un problema della sua pulizia, discende da una famiglia tribunizia, la più maledizia della Galizia. Il suo spiccato senso della giustizia svolge da tempo un'attività impiegatizia che la rende identitizia e lattegizia. A sua volta Fabrizio, non avendo avuto alcun commentarismo, No, ve la spiego in breve perché davvero non me la ricordo tutta, è tipo una cosa dei 6 minuti. In pratica Maurizio, conoscendo Patrizia, che non voleva stare in un rapporto fittizio, gli dice la sua tendenza verso i maschi e Patrizia giustamente dice: ma Maurizio, ma hai mai provato pure quest'altro orifizio? E poi ci rimane un po' così, no? Ancora da un Patrizio, chiede consigli e tutto quanto, insomma. E nasce la storia d'amore. Insomma, andate a cercare Fabrizio. Come Fabrizio? Finisce. Andate a cercare. Esatto. E dai, non la so tutta, non ce voleva, non l'ho portata. Non si fanno spoiler. Bravo. Volevamo la fine. Insomma, cazzo, è ridicolo, non volete. Niente, io ho finito qua, mi mandate via, per favore. No. Ma come no? Che ce l'ho messo? Ti ho detto, è 6 minuti di roba. Cioè, ti senti male. Che alla fine, cioè, ci stanno gli applausi e tutti quanti, io deficiente. Ringrazio. Ragazzi, finisce qua, vi prego, vi voglio bene. Sono sicuro che avete apprezzato di più la musica del Prosper, vero? Diego! Oh! Però fa progressi, ha quasi fatto! Massimo! Massimo, ha quasi fatto? Ma perché sta smontando? Massimo, diciamo una persona che non mi danno una mano a portarla su. Che bene! Diego! È a montà che lei. Mi fa male l'anno. Succede! Ci devo fare niente! Faccio fatica a salire scale. 2 mesi in un posto.